Eccoci qua amici, oggi sono qui, io riprendo oggi, eh, c'è gloria. Che, che fa, fa al posto mio, ma lei sicuramente è più, più brava di me. Allora, voi vedete che l'inquadratura eh, rappresenta la, che cosa, sostanzialmente, la vasca grande dei lombrechi. Le temperature qui sono, si sono precipitate: tra, nel senso che stamattina c'erano 5 gradi qui in collina, in langa, e sotto in valle c'erano 2-3 gradi. Quindi adesso sono l'una del pomeriggio ci sono 18 gradi. Non ci lamentiamo, eh, perché si sta dopo quei caldi africani, però la, la temperatura è andata giù notevolmente. Allora, cosa abbiamo pensato? Cosa ho pensato? Ma eh, visto che eh, prima o dopo arriverà l'autunno, prossima settimana saremo in autunno, già quello meteorologico è già iniziato per il primo settembre, ma quello proprio da calendario fra qualche giorno, io, ho, voglio sapete, ho un... Un telo sopra, solo che ho inventato e quindi ho detto: ma poi dopo, qui, se poi fa freddo, metti caso che smesti, eh, smentiscano i dati dei climatologi, no, non credo che farà sempre più caldo e si metterà poi magari a far, a far, a far freddo sul, sul serio. Io ho, ho, una, ho un telo solo che ho inventato per tenere al caldo. E allora guardate qui cosa ho fatto, ho svuotato questa vasca e l'ho buttata dentro qua. Quindi sostanzialmente adesso i lombrichi sono tornati a casa loro. Prima erano, erano lì, io li ho spostati qua per, le, per la primavera e estate perché si, eh, si ripopolassero, o meglio ancora eh, si, mh, si eh, espandessero, ecco, Gloria mi fa segno, mi, mi suggerisse, mi espand si espandessero come famiglie ecco, e di fatti hanno fatto il loro dovere. Adesso però è il momento di, che, che ritornino, ho pensato, che ritornino di nuovo al loro posto, eh, alla, casa, alla casa madre, chiamiamola così. E, mh, ora Gloria cosa sta facendo? Sta togliendo quelle palline di eh, ovviamente qualcuna, eh, di argilla espansa che avevo messo e che ho messo anche in questo vascone. Che consiglio a tutti quelli che vogliono fare questa esperienza dei lombrichi di mettere sul fondo. E quindi rovesciando. Il, 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 questo vascone, al fondo c'erano due dita di, di, di argilla espansa che stiamo, to stiamo togliendo e stiamo mettendo, vedete qui dove metterò l'aglio fra un, un mesetto e ovviamente guardiamo sempre che ci siano, che non ci siano dei lombrichi che non buttiamo i lombrichi per rimetterli a casa, poi qualcuno ci ci, ci sarà, vorrà dire che il sindacato dei lombrichi e la dice no ma loro stanno lì tranquillamente, sono le talpe che dal di sotto Vabbè, sì, se le mangiano loro stanno, sì, che non c'è nessun problema. Bene, ho fatto questa. Se qualcuno di voi vuole commentare, se ho fatto bene o male, io credo di averlo fatto. Insomma, eh, a ragion veduta per il semplice motivo che avendo un telo solo, metti che fra 15 giorni, un mese, 20 giorni, cominci poi a far fresco davvero. Eh, io almeno metto quel telo e siamo a posto, sono tutti al caldo. Invece qui non avendone un altro non, non avrei saputo cosa mettere no? sostanzialmente. Adesso ne ho fatto uno solo, non, eh, è pieno, ma eh, non, è, non, è, non è che sta scappando fuori assolutamente, è ancora al di sotto della, eh, del, del, del colmo suo proprio. E quindi non credo che, di aver creato dei danni a, ne, a nessuno. Eh, anche queste palline, adesso noi per, per scrupolo le stiamo togliendo un pochino, ma sì, non è che. Non no, tutto. non si possono togliere tutte, chi, chiaramente. Ma poi eh, questo non, non fa altro che mantenere l'umidità, questo è l'utilizzo eh, delle, delle palline delle, de, di argilla espansa, eh, non è che. Servono d'alimentazione per i lombrichi, non servono un fico secco, serve solo per mantenere l'umidità. Adesso Gloria farà sostanzialmente il lavoro che, che faccio io normalmente: prenderà il, il forcone che è dietro di lei. Eccoli. Sicuramente eh. non lo farò bene. No, tu lo farai benissimo. Allora. Darà, sì, lei, lei è una che bisogna spronarla, bisogna farle sì. coraggio perché pensa sempre di non essere capace, invece è più capace di me. Cercherà di piantarlo tutto dentro. Okay. E poi lentamente lo gira, Buu, guarda quanti! Benissimo, guardate un po'. Di, di, vedete? Allora, qui vedi, si sono, si, sono, ah. si sono trovati di nuovo le, le famiglie. Stanno facendo festa, vedete com, come scappano? Perché c'è il sole, fa freddo, ma c'è il sole, e quindi loro scappano. Proviamo. Prendene pure un'altra un badilata Posso qua. Qui ah, così è uguale, non cambia niente qui. Aspetta. Poi girala dal di dentro, ecco così, bravissima, è uh, più brava di me, ma questo non ah, ho lì, dubbi. Qualcuno. Guarda lì quanti, ce n'è veramente tanti. Stanno facendo una grande festa perché si sono ritrovati. Mettine una, prendine una un po' più in là, ecco fatto. Butta le dal di qua, bravissima. Anche, anche qui. qui, guarda qui che, qui ce è. che, che mucchione anche che, che lì, ce n'è, anche lì. qua, uh, ce n'è veramente tanti. Qua il lavoro è finito, sì sono contento di averlo fatto perché così sono più riparati, sono tutti assieme e, e, qua, e se fa, quando farà freddo potrò mettere il telo e saranno tutti tranquilli, tutti assieme si scaldano l'uno con l'altro. Ciao, grazie a tutti, a dopo, ciao 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 ciao.